Ciao ragazzi, io sono Red e questa è una tasca Clue Gear, la tasca del futuro. Let's go! L'attrezzatura in nylon della Clue Gear è stata realizzata per aumentare praticità ed efficienza dell'operatore, creando una tasca estremamente leggera, versatile e resistente grazie ai materiali brevettati Tacticoat e Tacticoat Reinforced. Chiaro è che non la definisco la tasca del futuro puramente per i materiali di cui è composta, per quanto innovativi, ma bensì per una sua particolare caratteristica, ovvero l'apertura. Usando quindi due tecnologie già conosciute, crea un sistema di apertura e chiusura e messa in sicurezza del caricatore completamente nuovo. Il sistema di apertura e chiusura della tasca è estremamente intuitivo. Basta tirare su la linguetta e andare ad attaccare in fondo sullo strap. Ci saranno due attacchi strap, uno qui in fondo e uno qui in alto, per permetterci di chiudere la tasca in entrambe le posizioni, aperta e chiusa. E il resto verrà fatto dall'elastico. Devo dire che è estremamente facile aprire e chiudere la tasca, in quanto oltre al sistema, che di per sé non è complicato, il resto verrà fatto principalmente dall'elastico, che ci aiuterà a portare direttamente in posizione di apertura e chiusura la tasca, in corrispondenza ovviamente dei due punti velcro di blocco. La tasca infatti, con questo sistema elastico a basso profilo, offre un accesso immediato al caricatore con un peso estremamente contenuto, in quanto molto leggera. Inoltre le cinghie di retenzione elastica, quindi queste due, possono essere regolate a seconda della dimensione del caricatore grazie a questo sistema pratico, che vi permette di allungare e accorciare i cavetti. Interessante è anche l'iter di progettazione e produzione di questa tasca, che è stata infatti progettata in Austria, assemblata in Polonia con materiali di qualità militare, ragazzi, per poi essere testata in tutto il mondo. Per quanto riguarda i materiali, quelli che ho citato prima, ovvero il Tacticoat e il Tacticoat Reinforced, questi sono tagliati al laser, quindi la costruzione è tagliata al laser per tagliare precisamente nel minimo dettaglio tutte le parti della tasca. In poche parole, grazie al materiale di cui è fatta, tagliato al laser, quindi estremamente preciso, e alla stratificazione, è possibile avere una tasca che è sia estremamente resistente ma anche estremamente leggera. Spendo due parole in più sul Tacticoat Reinforced. Questo materiale laminato è stato sviluppato per fornire un tessuto incredibilmente robusto e facile da lavorare per la produzione ovviamente di attrezzature straordinariamente resistenti, come sono infatti queste tasche. La differenza però è che è stato pensato da prima per l'utilizzo militare e hanno dovuto nella produzione creare un materiale estremamente leggero e resistente, in quanto la tasca pesa solamente 76 grammi, non tanto per fare competizione ma per fornire direttamente all'esercito. Per quanto riguarda la compatibilità invece, è ovviamente compatibile con caricatori da R15, M4, M16, con i PIMAG, con i NATO STANAG 4179, anche con i caricatori dell'AUG e in generale con la maggior parte dei caricatori in calibro 5.56. È ovviamente disponibile color oliva, in versione sempre multicam, e c'è anche la versione per caricatori da pistola. Il funzionamento è il medesimo ed è secondo me molto figa. Tirando quindi le somme, ritengo che queste siano effettivamente le tasche del futuro, non solo per la semplicità che c'è nel aprire e chiudere la tasca ed estrarre il caricatore. La possibilità di aprire, chiudere, estrarre il caricatore e poter fare affidamento al 100% su una tasca che so che è resistente, duratura, ma soprattutto estremamente funzionale, per me è abbastanza impagabile. Trovo inoltre che questo sistema porta caricatori sia completamente innovativo e non abbia rivali sul mercato, in quanto qualcosa di così funzionale e così efficiente non era ancora stato creato. Anche la regolazione è estremamente semplice, a differenza di infatti questo genere di tasca in cui è necessario fare un nodo dove c'è l'elastico, regolarlo tutte le volte. Qui ci basterà semplicemente andare a regolare il cordino tramite un sistema estremamente semplice e il gioco sarà fatto. Anche da un punto di vista estetico questa tasca spacca, in quanto è estremamente bello anche all'occhio. Bello anche all'occhio. Perché bisogna valutare anche il lato fashion delle cose. Questa tasca fa la sua sporca figura su un tattico. Questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo piccolo capolavoro austriaco-polacco. Se siete interessati a provarla, a vederla, volete aprirla e chiudere 150 volte per vedere se è effettivamente vero quello che vi ho detto, fate un salto in negozio, noi siamo qui pronti a stupefarvi. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Si può dire stupefarvi? Bella.
domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Ah,